Buondì ragazzi, scusate se il video mattutino non è uscito, ma ieri come ero impegnato alla YouTuber League sono rientrato in hotel verso l'1:30-2 e ho pensato a dormire perché ero veramente distrutto alla partita. Poi vedrete un po' com'è andata. Però voglio parlarvi del primo colpo della Juventus, che è Timothy Weah. E quindi non so cosa ne pensiate, non so se abbiate visto qualche video. Il giocatore in questo momento dal ruolo liquido, nel senso che ha ricoperto più e più ruoli al Lille, quindi da capire un po' l'utilizzo che ne farà la Juventus nello scacchiere. Però insomma, parliamo di questa trattativa e parliamo di tutto, insomma, di tutto il recap che c'è da fare per quanto riguarda il mercato. Prima di iniziare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, perché gran parte di voi non è iscritta. Commentare soprattutto, che è la cosa più importante in assoluto. Commentate, ditemi le vostre opinioni, sfoghiamoci, c'è qualcosa che non ci piace, c'è qualcosa che ci piace. Veramente ragazzi, date libero sfogo alle vostre idee, okay, alle vostre opinioni, che è importante, anche se sono contrarie alle mie, non abbiate timore e paura di confrontarvi. Allora, parliamo di Timothy Weah. È un acquisto un po' strano, figlio d'arte, figlio di George, che insomma, stella del Milan. Lui ragazzi, stragobbo, più di Boniperti e di altri quasi, è Giorgio Weah. Timothy verrebbe alla Juventus per una formula ancora che da trovare, mi sa. Si parla di un totale di 12 milioni, potrebbero essere 10 più 2 di bonus o comunque 12 milioni. E il ragazzo che ruolo è? Ragazzi, ha ricoperto a Lille un ruolo molto liquido, perché comunque è stato esterno, terzino, addirittura ha fatto anche la punta centrale, per cui è un giocatore che ha secondo me un fisico e delle caratteristiche tecniche che sono polivalenti, e il suo modo di giocare lo porta ad essere un po' più malleabile, ecco, sullo scacchiere può fare diverse cose. Adesso poi bisognerà secondo me specializzarlo in base a quelle che sono le sue caratteristiche. È qua che serve un allenatore che sia in grado di incanalarlo verso una giusta via. Questo ragazzi a mio parere è un colpo alla Giuntoli, e vi spiego tante ragioni. È un colpo che va fuori dagli schemi logici attualmente visti dalla Juventus. La Juve si è sempre buttata su nomi abbastanza noti, e quindi vedere un nome come Timothy Weah sorprende. Ti sorprende, Fred, Timothy Weah? Cioè, io non spero, cioè, sapevo chi fosse, ma non sapevo fosse accostato alla Juventus, quindi sì, mi sorprende. Sorprendente, sì, è molto giuntoliano come colpo, anche perché lui, vi ricordo ragazzi, che in Francia è riuscito insomma a legare con tanti club, quindi si vede che c'è la sua impronta anche in questo colpo. Intanto stiamo partendo, mi sa, vero? Si vede che c'è la sua impronta, perché ripeto, trattative con la Francia, con Lille, con squadre simili lui le ha avute già in passato con Napoli, per cui secondo me è andato tutto liscio come l'olio anche qua. Un'altra cosa da dire è che alla Juventus potrebbe fare il quinto di destra, il quinto di sinistra, perché può giocare su tutte le fasce, può fare il terzino destro sinistro, per cui ha veramente la capacità di spostarsi da una fascia all'altra con una certa semplicità, e questo credo che sia un qualcosa in più per quanto riguarda il suo valore. Un'altra cosa che volevo dirvi è che prendere lui e Parisi come nuove nuovi esterni è tanta roba, tanta roba ragazzi, perché c'è freschezza, c'è novità, e questa roba mi fa piacere, la freschezza. Non sono gli stessi nomi, e poi Parisi, nomi nuovi. Parisi poi ragazzi è veramente un bel giocatore, secondo me dobbiamo affondare quanto prima possibile, anche perché io questo mercato qua, se ricordate, me l'aspettavo già l'anno scorso sugli esterni bassi, perché eravamo completamente carenti, al di là della presenza di De Sciglio, ma Alessandro sapevamo che non dava garanzie fisiche per fare tutta fascia, a sinistra lui non aveva alternative. Adesso vedere che la priorità insomma è questa mi fa estremamente piacere, perché si è capito finalmente il problema. Non che ci volesse un scienziato, sia chiaro, ci sono arrivato io e ci sono arrivati anche dirigenze, stanno mettendo insomma delle pezze. Quindi aspettiamoci anche a giorni ragazzi l'offensiva per Parisi. Anche qua potrebbe esserci una spesa abbastanza contenuta, intorno ai 15 milioni. Ah, ricordiamo che Timothy Weah ragazzi prenderebbe 2 milioni, che col decreto crescita è veramente 2,5 totale all'anno, a un costo veramente bassissimo,
e un potenziale invece enorme, quindi anche questa è una cosa importante, non ha un costo eccessivo in termini di monte ingaggi, e se l'idea è quello di ridurre il monte ingaggi, Timothy Weah si incastra nella costruzione di una squadra senza troppi oneri economici per la Juventus. Per quanto invece riguarda Parisi, stessa roba, perché Parisi noi lo prendiamo dall'Empoli, che non so quanto prenderà, secondo te, Parisi, qualche centinaia di migliaia di euro, ma fa tanto, un milione e meno. Arriva la Juve, magari si prende un milione e mezzo, quasi 2 milioni, lui è felice perché raddoppia o triplica lo stipendio, è giovane, è tutto da dimostrare, e sono questi colpi intelligenti. Poi sono ragazzi che hanno fame di arrivare, ed è la cosa più importante, per cui sono colpi che io approvo totalmente. Ora spetta alla Juventus il valorizzarli e renderli veramente artefici di cose straordinarie sul campo. Con Allegri sapete bene come la penso, ma vediamo cosa succederà. Poi, per quanto riguarda invece il mercato in uscita, sia chiaro, Zaccaria ha richieste dalla West Ham e altre squadre inglesi, potrebbe andare via per una cifra vicina ai 20 milioni. La Juventus potrebbe anche cedere Weston McKennie al Galatasaray. Il Galatasaray, ragazzi, è veramente interessato allo statunitense. Il giocatore McKennie, che se va via a determinate cifre, o anche in cambio per esempio di un eventuale Zaniolo, che dici? A me piacerebbe un po', ma a me piace proprio il nome di Zaniolo, sono uno dei pochi forse. Pro e contro? Pro sicuramente, dal mio punto di vista è un nome, sì vabbè, comunque è un italiano, è un giocatore che vuole mettersi di nuovo in discussione in Italia, può dimostrare tanto, deve dimostrare tanto, e poi sappiamo tutti che giocare nella squadra per cui tifi, perché Zaniolo e Juventus ci può far scattare quel qualcosa in più. Magari anche un po' più di professionalità che qualcosa sopra, che deve esatto, fare. Esattamente, i contro sono sicuramente magari i problemi fisici che potrebbe avere, il fatto appunto della testa, di non riuscire a settarsi nel modo giusto, nella maniera migliore. Però secondo me, se tu riesci a incastrare McKennie e prendere il Zaniolo, fai un ottimo. Comunque in ogni caso tutti parlano, ah vabbè, ma se va via Chiesa prendiamo Zaniolo. No, no, un esterno in ogni caso va preso, perché noi abbiamo preso Di Maria e non dimentichiamocelo, quindi... E occhio alla zona d'attacco, perché dobbiamo vedere anche avanti. Ah sì, c'era. Infatti voglio parlare proprio di quello. Chiesa ha richiesto alla Aston Villa, ma se va alla Aston Villa secondo me è un downgrade allucinante. Guarda, si mette a ridere anche. Cioè, mi viene da ridere. Chiesa alla Aston Villa, dalla Juno. C'è il Liverpool, però. Il Liverpool già è una cosa un po' più seria. Qualcuno si lamenta che attualmente la Premier sta facendo razzia di calciatori in Serie A. Ma io vi dico una cosa, finalmente il calcio italiano, il prodotto italiano va anche all'estero e si fa notare all'estero per quel che vale. Il problema però non è delle squadre singole che prendono i giocatori e li valorizzano, il problema è del sistema calcio italiano. Avete visto che anche i diritti TV stanno andando molto a ribasso, c'è poca innovazione in tutto, dal modo di giocare, ma ragazzi, alle strutture, che voi pensate che insomma il modo di giocare sia superiore alle strutture, ma in realtà non è così, non è così, perché un investitore guarda dove si gioca il calcio, guarda lo spettacolo, e per uno Stato come l'Italia, che vive il calcio in maniera così viscerale, è una vergogna avere delle strutture così bestiali, terribili. Cioè, ragazzi, certi stadi sono veramente roba da degrado. In Inghilterra io sono andato a fare 2-3 settimane, avevo uno stadio di una squadra di dilettanti, serie D, eccellenza, era uno stadio che era 100 volte meglio rispetto a alcuni impianti di serie A. Altro mondo. Che tu ne hai girato, stai andato alla Dacia Arena, che vabbè, adesso la Dacia Arena è stata modernata, bellissima, carina. Ho visto quello del Friburgo, ragazzi, il Friburgo è un gioiellino piccolino, 20-25 è quello che serve in una realtà piccola, che vuoi fare? Però è lì che manca, come quello l'Italia. Della Spalla, un bellissimo stadio secondo me, piccolino, nella città, con Frosinone anche. Sì. Mancano i giocatori per caso, ragazzi? No. Alla fine, se vedete, i giocatori dell'Italia sono italiani, sono molto ricercati all'estero, o sbaglio? Addirittura stanno ricercando dall'Italia anche giocatori. Avete visto Tonali, avete visto l'interesse per Chiesa, avete visto l'interesse per Barella, per cui l'Italia sta iniziando a far gol in Inghilterra. Gli allenatori italiani stanno salendo di nuovo alla ribalta, c'è un De Zerbi che insegna calcio in Inghilterra, c'è un italiano che ha tanti apprezzamenti in tutto il panorama europeo, c'è Thiago Motta, idem con patate, per cui il calcio italiano dal punto di vista qualitativo secondo me è abbastanza buon livello, ecco. Il punto è cercare di portare i denari
in Italia, è là che manchiamo. Quindi strutture, creazione, una fruizione migliore del prodotto, creare un contesto attorno che sia fertile affinché ci sia una come si dice, una proliferazione di denaro, di ricavati. In questo momento le squadre sono un po' dormienti da ogni punto di vista. Aspettiamo e vediamo comunque. E detto ciò, ripeto, Chiesa secondo me è quello che ha più offerte per andare via. Secondo me Chiesa vorrebbe rimanere alla Juventus per una questione sua, individuale, e sa già anche che l'anno prossimo Allegri andrà via, perché nonostante gli stia tremendamente sulle balle, e questo pare abbastanza evidente, la mia deduzione, però mi pare che un po' di antipatia ci sia tra i due, vediamo cosa succederà. Potrebbe aspettare il cambio di allenatore l'anno prossimo e rendere al meglio in una squadra, in un contesto che lui apprezza, che ha voluto fortemente. E poi io capisco anche che il Liverpool sia una di quelle squadre che attizzano, perché la Premier in questo momento è un altro campionato, un altro contesto che è veramente straordinario. Però vediamo, il calcio mercato è lunghissimo e tante cose possono accadere nel bene e nel male. Detto ciò, mettetevi l'animo in pace per Allegri, perché ieri c'è stata qualcosa detta da Pistocchi, che ho fatto un tweet ironico anch'io. Pistocchi, prendi lo sgabello e guardami negli occhi. Prendi lo sgabello, riferito a un soprannome che ha, no, per via di alcune sue caratteristiche, ma era una roba ironica. Io non mi sono mai convinto dell'addio di Allegri, dopo che mi è stato detto che Calvo ci ha provato in tutti i modi, ma dalla proprietà ha detto no. E secondo me, quando la proprietà dice no, è no, non si cambia idea da un momento all'altro. Poi la conferma anche della permanenza di Allegri arriva da Magnanelli che si unisce allo staff di Allegri. Mi pare una roba stupida andare lì a contrattualizzarlo e poi dopo una settimana cacciamo Allegri. Ci capite bene? Non ha senso sta roba qua, ragazzi. Detto ciò, noi ci vediamo domani. Ora sto rientrando a Vercelli. Lì necessito di una bella doccia col caldo che c'è qua. Uno, un po' di relax, un po' di divano. E domani vi porterò invece in un posto molto particolare. Vi porto a vedere una partita di calcio. Vedete che cazzo dici, corno? Sì, però domani parliamo di calcio mercato, eccetera. Dopodomani troverete un vlog interessante. Se siete di Ferrara, fatevi sentire. Ciao belli.